Bella a tutti ragazzi, eccoci di nuovo su Shadow of the Comet. Dove eravamo rimasti? Non me lo ricordo essenzialmente, ma anch'io avevamo preso l'agenda, la serie di lastre, ramo, liana, lente, scala fatta con le corde, avevamo scoperto un po' di cose. Allora, noi qua dentro questo baule abbiamo tante cosette. Abbiamo la macchina fotografica, l'obiettivo, il cavalletto, la lanterna, la mappa della zona. Ma perché vado avanti? Ma non posso prendere ancora niente di sta roba. Io va bene. Domanda, era una domanda. La domanda è lecita. Adesso noi dobbiamo andare a recuperare un'altra cosa, perché abbiamo soltanto, ho notato, due rami e dobbiamo recuperare il terzo. Dov'era l'altro ramo? Qui ci abbiamo tanti. Andiamo un po' di qua. Il terzo ramo, io mi ricordo che era nella zona qua. Questo era il pozzo. Se andavamo qua ci trovavamo da questi due belli imbusti che non ci fanno passare. Dovevamo andare nella zona della pescheria. Non voglio parlare con te adesso, anche perché abbiamo già parlato. Se vado su, non vado da nessuna parte. Madonna ragazzi, io ho seri problemi a orientarmi in questa città. Oh, allora, questo è il cimitero. Perfetto, qui poi ci verremo, ma non adesso. Questa era la pescheria dove abbiamo trovato la scala di corde. Ma adesso se entriamo, vedete, troviamo qualcuno. Andiamogli a chiedere qualcosa. Le mani di questo tizio hanno, come vedete, qualcosa di strano. Sono tipo palmate. Signor Hambleton? Curtis Hambleton? Ah, questo è il signor Hambleton. 73 anni, un studente inglese di nome Boleskin. Le ha... Mi parli di quell'uccello del malagurio. L'ho guidato per 3 notti. Ho tenuto le fiaccole. Ho portato il suo fucile. Questo ha un occhio diverso dall'altro. E ho visto la cosa. Quale cosa? Piacerebbe dimenticare. Disegnò una mappa, la condussi al calvario, Posso ammetterlo, ebbi paura. Più tardi mi rifiutai di andare di notte ad implorare le pietre con mio padre. Lui è il figlio di chi sappiamo chi. Posso ammetterlo, ebbi paura con mio padre. Allora mio padre mi cacciò, mio fratello Wilbur mi maledisse. Da allora vivo qui come una bestia. Wilbur, il fratello, lo abbiamo già incrociato una volta, ve lo ricordate? Era quello con la tunica. Dove portò Boleskin? Che domanda gli facciamo? Dove portò Boleskin? Vada via, signore, la cometa ritornerà tra 3 notti, la cosa ritornerà, lo so, me l'ha detto Wilbur. La cosa ritornerà. Le do un buon consiglio, scappi. Lasci Hillsmouth, senza mai voltarsi.
Ma perché? Se avessi visto ciò che mi si è presentato davanti. Era la terza notte nella foresta vicino al Calvario. L'inglese disegnava, poi venne la cosa. Come vorrei poter dimenticare tutto ciò. Ve lo leggo io, ragazzi. Ho tolto l'audio delle voci perché rompevano il cazzo. Tanto adesso se ne vada. Aria. E lui praticamente ci liquida così. Io volevo farmi un altro giretto. Boh, che schifo, che puzza. Non c'è niente di interessante per ora, vedo. Toh, hanno impresso con un ferro incandescente JH sul legno. JH. Va bene, ricordiamoci di questa cosa. Adesso usciamo da qua dentro, perché se scendiamo qua lungo questa stradicciuola, qui entriamo nella foresta e come vedete abbiamo l'altro ramo. Ce lo prendiamo e abbiamo i tre rami adesso. Adesso in questo momento non so dove andare. Proviamo a farci un giro esplorativo. Qui non si può andare. Adesso abbiamo i tre rami. Dobbiamo trovare questa cazzarola di mappa. Noi abbiamo la mappa della città, ci manca il disegno che ha fatto Lord Boleskin. E dobbiamo... ci doveva arrivare insieme ai nostri effetti personali. Madonna che figata l'orso che balla. Forza, sparite! Di corsa! Ah, signor Parker. Onorato, sto cercando un calvario. Calvario? Nel cimitero, signore. Ci sono un sacco di croci là. Ah, buona questa, vero? Simpaticissimo. Lui è Bux, il poliziotto. Scusate che ho premuto invio, ho saltato il pezzo che lui diceva il suo nome. No, si tratterebbe piuttosto di un calvario in piena foresta. No, non so, signore. Le sconsiglio di cercarlo da solo. Bisogna essere straordinariamente abili per non perdersi nella foresta, neanche con una mappa, ma mi ci addentrerei. Allora, questo poliziotto sta cacciando praticamente questa comitiva di zingari. A proposito di mappa, passi all'ufficio postale, ce n'è una fissa sul muro di destra. Andiamo a vedere sta mappa all'ufficio postale. Adesso mi deve scusare, il dovere è dovere. Devo spedire questi individui nella radura, fuori dalla città. Ma scusate, Tolk. Posso parlare? Cosa hanno fatto? Sono degli zingari, signore. La peggior specie di ladri di galline che il mondo abbia mai avuto. Ragazzi, oggi, se su un videogioco odierno uno mette queste frasi, praticamente il videogioco viene bannato per razzismo in 7 secondi e manco verrebbe censurato solamente per queste frasi. Non aspetterò che arraffino tranquillamente tutto ciò che può capitargli sotto mano. Allora, come il fulmine, colpisco. Noi invece tenteremo di difenderli, ma hanno dei diritti. Qui sono io la legge, un forestiero non mi darà certo delle lezioni su come mantenere l'ordine, signore. Lui è il tenente Dredd, la legge sono io. Anche se
È un sapientone, si impicci degli affari suoi e mi lasci lavorare. Quanto è bello l'orso che balla. Ma... Signor Parker, mi stia a sentire, con tutto il rispetto che le devo. Per me ci spara un vaffanculo, visto i toni del gioco, però non è detto. Fuori dai piedi. Non è stato proprio un vaffanculo di quelli altisonanti, ma insomma ci siamo andati vicino. E sia pure un po'. Grazie signore. Ma quanto è bella, ragazzi! Pixel art di questo gioco. Ah, poi c'è un piccolo easter egg in questo gioco. Tutte le pixel art si dovrebbero rifare a degli. Zitta, chiromante! A degli attori famosi dell'epoca. Forza, muovetevi, babbei. Signor Parker, non le dico arrivederci. Ammazza come sei incazzato. Vabbè. Allora, qui abbiamo il sindaco che sta andando. Seguiamo. È entrato in questa casa. Strano, non risponde nessuno, malgrado abbia visto entrare qualcuno. Eh sì, c'è qualche cosa di misterioso, ragazzi. A quanto pare ci sono dei... Allora, vediamo un po'. Io non mi ricordo dove era l'ufficio postale, però questo era il municipio? Questo era il municipio, ok, questo era l'archivio, ma qui adesso non dobbiamo fare niente. Nel municipio mi pare che non dobbiamo fare niente per il momento. Questa è casa nostra. Ah, abbiamo queste due gentili signorine che ci abbiamo parlato. La farmacia. Il market. Mi piacerebbe molto che finiscano i languidi sguardi che lancia il figlio di Smith, o per ogni minimo pretesto. Ci parliamo, vediamo. Ma zia! Non c'è ma che tenga, quel Renato è un buono a nulla. Ha di nuovo rubato il mulo a quella vecchia canaglia di... Riprenderemo questa conversazione più tardi. Buongiorno signorine. Buongiorno signore. Gloria, un cenno con la testa è sufficiente. Buongiorno signore, buona passeggiata. Tornati al pozzo. Allora, io non trovo l'ufficio postale, ma lo troveremo prima o poi, quando mi riuscirò mai a orientare dentro sta cazzo di città che è piccola quanto un buco, eppure non riesco a trovare niente. Allora, torniamo un attimo da noi, ragazzi, vediamo un po' adesso che succede. Ho trovato il terzo bastone. C'è qualcosa che però ci manca. Qui dentro c'era l'alcol con il cotone. Alcol. E ci ha fatto prendere il cotone con l'alcol. Stavolta ce l'ha fatto prendere. Allora, controlliamo nella cassa. Il disegno, a quanto pare è arrivato anche il disegno. La mappa. Ok, la mappa l'avevamo nel baule. E vediamo un po'. Ok.
Adesso se io vado qui e faccio dentro, qui abbiamo. Ok, abbiamo preso il disegno con la mappa. Ok, perfetto. Allora, adesso se andiamo nel nostro inventario, vediamo, abbiamo la lana, il ramo, la serie lastre, la mappa ed il disegno che ha fatto Lord Boleskine. È impossibile depositarlo qua. Perciò lo dobbiamo depositare da qualche parte. Allora, intanto dovevamo praticamente usare il cotone. Usiamo dell'alcol sul cotone, perfetto. Poi, il cotone imbevuto d'alcol. Lo usiamo sulla mappa. Scusate, allora, mappa. No, cotone imbevuto d'alcol. Allora, abbiamo depositato la mappa qua, il disegno. Adesso, cotone imbevuto d'alcol, lo usiamo. Ne ero certo, l'enigma non sta sul disegno, ma sotto il disegno. Abbiamo usato l'alcol col cotone per scolorire. Ne Beast 4x2. Stelle qui, il Calvario, sì. Allora, vediamo un po'. Disegno strofinato. Non è possibile vederlo. Devo assolutamente localizzare il Calvario sulla mappa. Allora, vediamo un po'. Come vedete, ci possiamo muovere. Lì c'era scritto che il Calvario si trovava a nord-est 4x2 stelle. Perciò 1, 2, 3, 4, 1, 2. Ci segna Searcher. Io a questo punto spero di aver fatto giusto perché di feedback mi ricordo che non ne ha mai dati. Il problema adesso è che dobbiamo noi trovare qualcuno che ci porta, che ci fa da guida a questa minchia di. A questa minchia di. Come posso dire? Ci faccia da. Guida nella foresta per arrivare a questo fottuto calvario. Allora, vediamo un po'. C'erano molte persone che ci potevano fare da guida. Qui c'è. Parliamo con lui. Talk. Allora, signor Parker, come va la fotografia? Commercio? Non c'è da lamentarsi, ma non si dimentichi che deve assolutamente provare le lastre che le ho venduto. Non si preoccupi, lo farò questa sera. A proposito, lei conosce bene la foresta? Più di tanto, perché? Sto cercando una guida per questa notte. Allora vada da Tyler, Nathan Tyler, il guardiano del faro, conosce tutta la zona come le sue tasche. A quest'ora dovrebbe essere
ancora nella taverna. Benissimo, ragazzi, andiamo alla taverna allora. Nathan Tyler, grazie dell'informazione. Ah, mi scusi, conosce Wilbur Allen? Detto tra noi, non gode di buona reputazione, tantomeno i suoi due figli, Oben e Benjamin. Avrà sicuramente la sfortuna di incontrarli. La sfortuna? Diavolo. Proprio così. Tra l'altro, lei conosce Wilbur. Sì, l'uomo incappucciato stamattina al General Store. È lui. Infatti, vi avevo detto, ragazzi, Wilbur è l'uomo incappucciato. Il fratello è il barbone, diciamo. Sì, mi ricordo. Cosa vuole? Non si può scegliere i clienti. E quello paga tutto e subito. Fratello, c'hai ragione. Che devi fare? Soprattutto in un paesino che siete quattro. Arrivederci, signor Parker. Arrivederci. Ok, allora, noi adesso andiamo al... Ah, dottor Cobble, che piacere vederla. Allora, signor Parker, è la camera di sottotitolamento? Tutto bene, grazie. Cosa? Nella foresta? Diavolo, spero che lei non pensi a me con i miei reumatismi. Gli ha chiesto di andare, di accompagnarlo nella foresta. Si calmi, dottore. È che non so a chi rivolgermi. Entri qui e chieda di Nathan Tyler, il guardiano del faro. Me ne hanno parlato bene, ma stia in guardia lo stesso. Stare in guardia? È un duro negli affari, i contratti, il prezzo. Spero che lei abbia una mappa, altrimenti... Ho capito, dottore, e grazie. Posso offrirle un bicchierino? Santo cielo, no. Lui dovrebbe essere, ragazzi, non so se lo riconoscete, Vincent Price, un attore di film horror degli anni 60-70. Qui a Innsmouth sono il responsabile della Lega Antialcolisti con Miss Picot e chiediamo la chiusura di questa tana di perdizione. È la Peppa. Mi scusi, non sapevo. Detto tra noi, è solo per infastidire quell'imbecille di Zeke, il padrone, per quel che riguarda Miss Picot. Si può rifiutare niente. Allora, vabbè, tagliamo questo discorso ed entriamo. Ed eccoci di nuovo qua in taverna. Questa musichetta veramente... È Nathan Tyler? Lui non è Nathan Tyler. No, è un pescatore, Thomas Bishop. È lui che abita la prima casa che si incontra arrivando al porto. Desiderano informazione, signore? Questo è un altro grande attore, un'altra pixel art di un grande attore che adesso non mi ricordo il nome. No, cioè sì, sto cercando Nathan Tyler. A quest'ora non dovrebbe tardare. Vuole visitare il faro, vero? No. No, grazie, in realtà lei conosce bene la foresta intorno a Innsmouth. Così così, perché? Dovrei andarci stanotte. Ah, lei è l'astronomo? Mi stupisce se lei trovasse qualcuno disposto ad accompagnarla. A me hanno detto che Tyler... non posso dirle niente a riguardo, ma comunque non si fidi troppo di lui. Già, mi hanno avvertito. I prezzi? No, non per questo. Tyler è uno strano. Zitto, eccolo.
e finalmente dovrebbe arrivare Nathan Tyler. Eccolo qua. Ragazzi, questa è la pixel art più figa di questo gioco. Quando vedrete la sua faccia la riconoscerete subito senza che vi dico niente. Ecco, Do, c'è un signore che ti cerca. Qual è il problema? Mi hanno detto che lei conosce bene la foresta. Se ci sedessimo... Ok, adesso ci sediamo al tavolino con Nathan Tyler. E qui, ragazzi, attenzione, perché io ho intenzione. E ragazzi, eccolo qua. Chi è questo? Ho dato il tempo di rispondere. Jack Nicholson. È interessata alla selvaggina? Un'anatra? Una bella lepre? Non esattamente, sto cercando una guida per stanotte. Dovrei andare al Calvario nella foresta. Non è così vicino e poi non so se saprei ritornarci. Ho una mappa. Una mappa? Si vede che lei non è del posto. Mappa non mappa, si perderà laggiù. La parola di Nathan. $20 e l'affare è fatto. Allora, non ci siamo, ma ci siamo mal capiti. Vado nella foresta, non a Boston. $20 non è un po' esagerato? Ehi, bisogna attraversare il Washington River. Con il freddo che farà in piena foresta. E poi, se non le comoda, signor, per mille balene, lei è il signor? Parker. John T. Parker. Ah, ma lei perché non me l'ha detto prima? Beh, l'accompagnerò senza chiederle un soldo. Ragazzi, io che questo ha cambiato così tra voglio $20 e voglio niente, anzi le spese solo $5, un pochino dovrebbe mettere un sospetto. Passiamo da casa, mangiamo un boccone, ci equipaggiamo e poi partiamo, va bene? Allora, qui, perché io me lo ricordo che fu uno dei punti dove sono morto, gli rispondo: ci penserò. Intanto arriva sasso e spacca la finestra. E qui Devori stanno picchiando sto ragazzo. Ancora quelle due canaglie della famiglia Hambleton. Quei due che picchiano il terzo ragazzo al centro sono i figli di Wilbur. Oh, ben, fermi. Non ti mischiare, Bishop. Ihi, botte da orbi. Fareste meglio intervenire invece di sghignazzare. Cosa dici, Webster? Ti piace? Ne vuoi ancora? Allora, ragazzi, qua dovremmo... Lasciatelo! Noi ci facciamo sempre i cazzi nostri. Lascia stare. Tu non rompere o gli spacco il suo naso a patata. Allora, noi qui interverremo perché, come vedete, qui abbiamo per terra un bel bastone, la mazza, la raccogliamo. Thank you.
Allora, se mi ricordassi come si fa a dargli di mazza qua. Ecco. Te ne pentirai, vero Ben? Ok, gli abbiamo dato una mazzata come si deve a uno dei due. Già, ci ritroveremo. E loro ci minacciano. Ovviamente, da adesso, ragazzi. Grazie signore, grazie mille. Dobbiamo stare attento, perché se questi ci ritrovano in giro in città, ci potrebbero fare qualche bello scherzetto. Ah, fatto bene signore, ma adesso dovrà stare attento. Allora, ragazzi, vi stavo dicendo, adesso accompagniamo questo ragazzo Webster dal dottore alla farmacia e, diciamo, lo medicherà. Papà, c'è un ferito, presto. Lo medicherà e, santo cielo, Walter Webster, scommetto che sono stati gli Hambleton a ridurlo in questo stato. Lui verrà medicato e questo ragazzo, per riconoscenza, si offrirà di scortarci in foresta. Ha trovato ciò che cercava, signor Parker? Sì, la ringrazio. Ah, anche mio padre è un appassionato di... Ecco, il ferito sta bene. Il signor Parker? Jonathan Matthews. Lui è il farmacista, diciamo. Mi hanno detto che lei è un grande appassionato di fotografia. Sappia che il mio laboratorio è a sua completa disposizione se vuole sviluppare delle lastre. Oh, perfetto. Quando avremo bisogno di sviluppare le lastre fotografiche, ci potremo rivolgere a lui. Tornando a Tyler, ragazzi, se voi accettavate subito la sua proposta, lui vi avrebbe ammazzato, vi portava a casa sua per prepararsi e vi uccideva, il gioco finiva lì. Se non avete salvato, dovevate riprendere da un vecchio salvataggio. Io alla prima botta c'ero cascato, dai sì, accetto subito, $5 sti cazzi, e ero morto. Ok, perfetto. Adesso lei ci guarda tutta super sexy. Ritorni quando vuole, signor Parker. E addirittura Mary, un po' di contegno. Vabbè, dai, papà. Allora, adesso abbiamo... Ecco di rimesso a nuovo. Grazie a lei, signor Parker. Grazie ancora, senza di lei. Mi è facile dirlo, ma so che sta cercando di andare nella foresta e se posso aiutarla. Sapresti trovare il Calvario? Proveremo. Lo farò per riconoscenza. Va bene. Diamo appuntamento davanti al municipio. A dopo. Ok ragazzi, abbiamo trovato la nostra guida per la foresta. Adesso dobbiamo andare a casa e prepararci per andare a fare le foto. Perciò nel nostro baule abbiamo tante cose da prendere adesso. Allora, vediamo. Prendiamo la macchina fotografica, il cavalletto, la lanterna, l'obiettivo e ragazzi, siamo pronti per andare nella foresta finalmente.
E adesso, come vedete, fuori si è fatto notte. E da questa notte buia e sospetta, noi facciamo il nostro bel salvataggio. Sono stato pure stronzo a non farlo prima. Verso il Calvario. Io vi consiglio sempre di fare tanti salvataggi in questo gioco, perché è facile, vi garantisco, come vedrete, e mi succederà pure a me che ancora mi ricordo molte cose, è facile, più si va avanti, più morire. Ragazzi, un saluto e un abbraccio, e ricordatevi sempre che non può morire ciò che riposa in eterno. Ciao a tutti.